Allora, ristorante da Guido a San Salvo in via Tobagi. Via Tobagi 6 barra E. Barra E, va bene. Solo pesce fresco o no? Sì, 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 solo pesce fresco. Sarai specializzato con il pesce. Sì, 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 sì. Abbiamo una cuoca che bravissima. Che ci fai con questi gamberetti normali? Che ci fai? Allora, che ci fai adesso questo è il compito. Allora, il mio compito è quello di fare la spesa, di prendere la qualità. Poi passo la palla alla cuoca e poi ci pensa lei come realizzare. Certo. Quindi abbiamo fatto un ottimo pescato. Io ci farei uno spaghettino. Cin, cin, al ristorante Guido. Cin, saluta. Questo che cos'è? Aiutami, io la so. È pescatrice, la rana pescatrice. Le pescatrici, sì. Le rane pescatrici, le cicale, le nostre triglie. I merluzzi. Che poi è un pesce cosiddetto povero, ma in realtà è ricco di sapori, molto gustoso. Abbiamo delle gallinelle. Tu lo conosci il pesce? Ti piace? Sì, sinceramente sono andato a Termoli, quindi diciamo non sul peschereccio, però quasi a 200 metri dal mare. A 200 metri dal mare, quindi sei una persona che comunque. Sì. Anche ho fatto tutt'altro mestiere, ho fatto il rappresentante per tantissimi anni. Però ultimamente hai avuto un ristorante a Costa Verde, mi dicevi, giusto? Sì, sono 3 anni che c'è il ristorante giù a Costa Verde, a Marina di Montenero. E quindi insieme alla mia compagna abbiamo deciso di prendere questo locale qui a San Salvo e perché ci piace. Certo, una passione. Apertura il giorno 6. Il giorno 6, sì. La sera c'è un menù particolare, sì, abbiamo fatto un menù promozionale. Per far conoscere la nostra cucina. E quindi un menù dove ci sarà un aperitivo, e 5 portate di antipasti tra caldi e freddi, e un primo e il secondo. Al costo? Di 20 euro. Sì. Quindi promozionale, sì, poi naturalmente il caffè si fa sempre. Cerchiamo di fare sabato. E poi c'è un'altra promozione invece il 14 a San Valentino. Sì, facciamo necessariamente per le coppie o per anche per il pubblico. Certo. Un scapolone, sicuramente. Sì. Poi e come la promozione di San Valentino? C'è sempre l'aperitivo con 5 portate sempre tra antipasti caldi e freddi, 2 primi a scelta, 2 secondi a scelta, vino dolce amaro e caffè, e poi c'è l'omaggio per la donna. Certo. E il costo? 45 euro a coppia. Quindi 22,50 euro a persona. 22,50 euro a persona. Per intenderci. Però volevo qualche anticipazione su qualche piatto che tu sai certamente che ci sarà in menù. È una cosa che magari è andata forte, che è il tuo cavallo di battaglia. Quale può essere un bel primo che mi consiglieresti? Allora, un bel primo, noi siamo bravissimi a fare il tagliolino allo scoglio, anche se però abbiamo la cuoca veramente eccezionale per quanto riguarda il tagliolino allo scoglio. Un'altra cosa importantissima, usiamo pasta fresca. Per quanto riguarda poi abbiamo anche logicamente lo spaghetto per chi vuole il classico spaghetto alle vongole, però diciamo usiamo sempre prodotto locale, come pasta ci riforniamo un'azienda molto famosa qui vicino a noi in Abruzzo. Sì. E quindi lo possiamo dire, è un marchio di qualità. Tanto siamo qui a fare pubblicità, quindi non si sono un'eccellenza regionale che ci fa piacere, sempre sponsorizzare anche in queste città. Abbiamo anche una piccola cantinetta di vini. Sì, adesso la andiamo a vedere. Sì, una cantinetta di vini locali, preferito fare. E questi prodotti dell'orto che sicuramente accompagnano, no? Sì, certo. La cipolla, l'aglio. Sì. Questo cos'è? Un pachino? Questo qua è un piccadilli. È un piccadilli, sì. Piccadilli, la cipolla di Tropea. Cipolla rossa. Cipolla rossa, un po' più dolce, noi la usiamo con gli antipasti. Prezzemolo fresco, quindi basta accorgimenti dei prodotti basilari freschi e quindi escono degli ottimi piatti. Ecco qui, questa è la nostra cantinetta, i vini bianchi,
abbiamo diciamo una delle migliori cantine abruzzesi, ho fatto una scelta, visto che siamo in Abruzzo abbiamo degli ottimi vini abruzzesi, quindi certo. Conviene approfittare certo. di questa occasione. Poi qui abbiamo una candinetta per quanto riguarda i rossi, che ultimamente come territorio con il vino si abbinano. Masciarelli, Tralcetto, Cantina sì. Zaccagnini, c'è qualche Marina Svetic, c'è pure qualche bella bottiglia di pregio. Sì, poco e buono.